Eccoci amici e amiche, dobbiamo portare questi al cantiere. È solo che qui, nonostante ci siano tutte quelle gru, non ce li caricano. Quindi tutte le volte che c'è da fare sto lavoro bisogna qui. Perché tocca? Che sono messo sopra la gru. Vedi, da dentro non si capiva. Perché poi ho alzato di qua, non di là. Vabbè, carichiamo, dai raga. Allora, non ce la faccio a portare tutto con calma. Allora, vediamo se ce la facciamo a metterlo qui. Adesso lui quando fa il cambio deve praticamente andare da un'altra parte, quindi. Dobbiamo uscire da qualcosa lì che non so che cos'è. Non credo che riusciamo a farlo in visuale dentro. Allora, se riesco è una cosa incredibile. Perché a regola non è tenuto dalle corde. Oh!
Ma questi proprio, eh? Allora, diciamo che non è il modo migliore di portare le cose, ma non dovrebbe cadere così. Lo trasportiamo di notte così non c'è meno gente. Porca, mi hanno fatto anche la foto. Le luci e si vede adesso, sporge un po', staccando, è già proprio la grande. La parte qui ce la facciamo guidata, invece con quell'altro ce la... Infatti se è bella la strada possiamo fare guidata anche su quell'altro. Oh! Ho rischiato! Allora, normalmente bisognerebbe andarla con un camion lungo come quello che sono andato, o comunque un rimorchio un po' più piccolo, quello rosso, ma sempre di quel genere di rimorchi lì. O l'altro camion che ha il... quello non lo uso mai però, eh. Effettivamente non lo uso mai, non so perché, il bilico normale. Cioè va quello.
Sono arrivate! Andiamo a mezzo agli alberi. Boom! Tanto ho riempito. Da tanto che non gioco a SnowRunner. Bellissimo gioco SnowRunner.
E siamo arrivati con due bei collezionabili, tra l'altro. Qui il vero problema di questo gioco da platinarlo non è le cose da fare, perché ho fatto tantissimi trofei, ne mancano veramente pochi. Finire l'America, comprare tutto. No, sei serio? Non posso tirarlo con questa! E allora dobbiamo andare sulla Sani. Ok, Urcas, mi ha parcheggiato proprio giusto. Ok. Ok, adesso possiamo, perché lì era il pacco di roba tutta insieme, quindi era pesantissima. Gli altri li abbiamo portati e di giorno li montiamo, credo. Montato questo abbiamo finito, credo,
Porca, porca. Ormai questo era andato. Il pannello quando si... ti fai prendere qualcosa.
Ok, adesso... Ah, dobbiamo... Ok. Perfetto. Possiamo andare dalla parte giusta. Raga, 85%. Ma che ci mettiamo questi pannelli qua, abbiamo finito, eh? Secondo me bisogna fare altro, non so cosa dobbiamo fare oltre a questi pannelli. Ci sarà da fare la gettata, il tetto? Chi lo sa. Pensavo di finire in questo. Sto mettendo 50 pannelli. Ok, adesso andiamo a scoprire. Sicuramente ci sarà lo stesso lavoro che fa sull'ultimo. Ma qui vedete che ci mettiamo davvero poco con la gru, questa qua, la torre. Ma se dovevamo farlo con quell'altra. Io mi ricordo che avevo fatto il museo, mi sembra, con la gru a ruote, buono, vado a banale. A volte quando un gioco vuol prendere il pannello e metterlo nel posto perché magari ha beccato prima l'angolino su quell'altro, te lo mette là, non c'è verso. Questo lo metto perfetto. Sì, adesso voglio proprio vedere che 86%, 1%.
a mettere quel pannello là prima. Questo dovrebbe essere il terzo però. Vediamo se cosa succede. Lo sapevo. E non è aumentata la percentuale? Ah, bene. Quindi ci saranno altri video, amici e amici. Beh, che la cosa non è che mi dispiace, perché mi piace giocare a questo gioco. E comunque a un certo punto poi i progetti finiscono e bisogna aspettare quelli nuovi, ma in realtà vedi che non l'ho preso, pagare, sono sopra con l'altro. In realtà ho tutti i DLC da fare anche, quindi non è che abbiamo proprio finito di fare le cose. Trentasette per cento.
Io non ho montato il coso, e allora cosa bisogna mettere? No, qui. Qui. Ah, sono gli ingressi. Questo e quell'altro. Ok, 90%, eh? C'è ancora, secondo me è il, sì, un rivestimento sopra è in legno, leggo dritto. Catramato mio. Dovrebbero attivare due giochi diversi, uno è lo straccio che si costruisce e l'altro il quello che si pittura, si mettono tutti i rivestimenti. Due giochi in uno. E poi un timido di là, sicuro. Gli ultimi due in fondo lì. Andiamo a 95, non so poi cosa voglio fare, da 92 andrà a 100, sì. 92, 95, 100, potrebbe anche essere. E finiamo il centro commerciale con questo e nel prossimo, vedi, erano un po' più grossi forse. Che non mi metto di qua, metto qui strada. E questo è più grosso. No, forse è uguale a quello lì, uguale, uguale. Attenzione alla gru, attenzione a quello che ho appena montato.
palo di legno. Non è che palo di legno. Sei serio? 5% il palo di legno. Dei sostegni per un tetto, per un... se qui c'è antipioggia, boh. Gli altri due dove sono? No, oh, attenzione! Stiamo arrivando alla fine, la fine del centro commerciale, la costruzione del centro commerciale, perché è l'inizio del centro, eh? E ci saranno un sacco di negozi dove venderanno prodotti alimentari, prodotti per la bellezza, la cura del corpo, la macchina. Non abbiamo finito. Altri tre legni. Mettiamo sti tre legni. Bang. Proprio legni, eh? Non deve piovere tantissimo questo qua. La cavetta di insomma sei impalato da una parte. Ho fatto prima schiacciare X per metterlo, tirarlo su e farlo. Allora, grazie per aver visto i video del centro commerciale, grazie se vi iscrivete al mio canale, grazie se vi siete iscritti, ci vediamo al prossimo video con Construction Simulator e tantissimi altri video. C'è la playlist di Construction dove c'è tutta la parte Europa, dove ci sono i DLC, dove c'è un sacco di roba, ragazzi e ragazze. Grazie per il supporto. Grazie davvero per il vostro supporto emotivo anche. Samantella. Spero di arrivare a 1000 iscritti entro il più breve tempo possibile. Se riuscite a darmi una mano, davvero vi ringrazio. Allora, facciamo fuori tutte le... Allora, parcheggiamo, parcheggiamo, no, aspetta, facciamo questo,
aspetta, vediamo un attimo. Allora, le beto. Cos'è rimasto? No, perché se faccio il cam... Ah, c'è rimasto solo questo. Perfetto. Allora, facciamo così. Allora, così mi porta anche il rimorchio, se no no. Se no devo metterli separatamente, diventa un casino, perché poi a volte me li mette da una parte o dall'altra, vedete, così, un attimo. Poi riandiamo su questa, sì, per fortuna era imballata, se no sarei andato da parti che non avevano senso. Oh, mi rilassa tantissimo sto gioco a me. Ciao ciao Gru. E andiamo a parlare col nostro amico sindaco. Allora, amici e amiche, grazie per aver visto il video, grazie per la vostra iscrizione al canale, se non l'avete fatta fatela subito, se l'avete fatta grazie, se volete lasciare un commento sempre gradito, poi vi rispondo, e anche un mi piace al video. Ciao amici e amiche, alla prossima. Construction Simulator, nel prossimo episodio facciamo qualcos'altro, quindi guardate assolutamente il prossimo episodio. It feels good to open this large shopping mall. We can receive many customers in the spacious halls, the stores offer a great variety of selections, and this significantly improves the quality of life in the district. Maybe we have to consider more parking spaces in the near future, but for now, it's truly a great success. Spettacolare, l'ho costruito io, mall. Guardate, amici, amiche. Mi dai un coschietto di Gorgons? Guardate che bello. Allora, il sindaco ci ha già dato lavoro, perché ha detto che bisognerà riorganizzare i parcheggi. Quindi i parcheggi li facciamo una bella fatturina. Ah, va che bellino, dai. No, è proprio bellino. Beh, insomma, ce n'è di parcheggio qua davanti, eh. Muscle Baby. Play, Donuts. Bandiere rosse americane. Il centro commerciale si chiama Mall, Gordon's e Hot Dog e Fruit Road, che non so che cos'è. Comunque, davanti alla mega insegna del centro commerciale Mall, io vi saluto. Ciao!